Ciao amici, a tutti. Oggi cuciniamo da casa. Presentiamo un filetto di orata in crosta di zucchine e mandorle, gratinate al forno. Andiamo con gli ingredienti. Ci serviranno 5 filetti di orate, già sfilettati e squamati, delle zucchine grattugiate, della mela di mandorle, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e vino bianco. Allora, andiamo. Prendiamo una teglia con carta da forno e adagiamo i nostri filetti. Un attimo solo. Allora, mettiamoci il sale. Pepe, giusto un pizzico. Le zucchine, volevo ricordare che per fare 5 filetti ho usato 3 zucchine medie. Adesso mettiamo un po' di sale per salare le zucchine e mettiamo le mandorle. Un filo d'olio, una spruzzatina di vino. Adesso possiamo infornare a 180 gradi per circa 13-14 minuti. Trascorsi 13-14 minuti andiamo a spolvorare il nostro pesce. Vediamo un po', è pronto. Allora, ecco noi i nostri filetti di orata in crosta di zucchina e mandorle. Procediamo con l'impiattamento. Io preferisco una bella grattugiatina di limone che lo rende ancora più fresco. Per decorazione mettiamo
delle bucce, ho fatto delle bucce di pomodorine disidratate, che non sono altro delle bucce di pomodorine passate al microonde alla massima velocità per 3-4 minuti coperte da pellicola. Eccoci qua, mettiamo un bel filo d'olio. Eccoci qua. Questo è il mio piatto. Semplice e facile da fare da casa. Se vi è piaciuto il video potete condividere e seguirmi sulle mie pagine Facebook e Instagram e YouTube per ricette di giornalino. Arrivederci e buona giornata.